Ai candidati alle imminenti elezioni europee dell'8-9 giugno noi chiediamo fondamentalmente tre cose. La prima è di cambiare l'impostazione della direttiva Case Green, in quanto secondo noi è corretta la finalità ma è sbagliata la modalità. Ad oggi ci sono degli obiettivi non raggiungibili per le caratteristiche del nostro patrimonio immobiliare e quindi vanno allentati i tempi in maniera molto più graduale per raggiungere appunto i traguardi prefissati dall'Europa, ma soprattutto va istituito un fondo energetico europeo che possa finanziare questa transizione ecologica virtuosa. Come seconda proposta noi chiediamo di non ostacolare le locazioni brevi con finalità turistiche, secondo noi è una risorsa per le economie di tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi anche del nostro paese che ha forte vocazione turistica, e chiediamo anche soprattutto in relazione al regolamento europeo che è appena stato varato appunto dalla Commissione Europea, ecco, chiediamo che non sia un ulteriore elemento di oneri, balzelli e di adempimenti, ma che invece vada effettivamente ad armonizzare e semplificare gli adempimenti in questo comparto che, ripeto, è una risorsa per l'offerta turistica nazionale, ampliandola, ma è una risorsa per l'economia appunto anche e soprattutto del nostro paese. In ultimo chiediamo che ci sia una discussione seria e quindi un intervento a livello di uniformità fiscale in relazione a chi fa attività imprenditoriale nei vari paesi europei. Ci sono purtroppo delle realtà, soprattutto digitali, che operano nel nostro paese e che fanno una concorrenza falsata e sleale nei confronti di chi invece paga le tasse appunto regolarmente nel nostro paese e usufruendo invece queste altre realtà digitali di una tassazione agevolata avendo la sede in un altro paese europeo, dell'Unione Europea. Quindi l'obiettivo deve essere quello di uniformare appunto una tassazione ovviamente verso il ribasso e non verso il rialzo.